Persico. Il professor Persico era un programma nella prima definizione, nel primo annuncio di questo evento. Impegni che possiamo comprendere lo hanno trattenuto nelle sue attività, ci ha gentilmente però concesso un collegamento che dovrebbe partire da un momento all'altro. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Grazie di essere qui. Grazie a voi. Mi permetto, professore, di presentarla prima di lasciarle la parola, anche se sicuramente per molti dell'uditorio lei è una persona conosciuta, una persona che guida l'attività che sta svolgendo, ma non vorrei lasciare un dubbio a nessuno. Il professor Persico è il direttore del laboratorio di psichiatria molecolare e neurogenetica del campus biomedico di Roma. È responsabile scientifico del centro Mafalda Luce per i disturbi per la psiche dello sviluppo, sempre del campus biomedico, però nella sede di Milano. È professore da poco tempo presso l'Università di Messina. È iscritto a società professionali di alto riferimento, membro di comitati editoriali di riviste scientifiche e cliniche, revisore di riviste e comitati accademici internazionali, vanta l'invenzione con cui brevetti, presenta una vasta attività formativa extra-universitaria attraverso un lunghissimo elenco di seminari, convegni, simposi, per giungere infine ad una ricchissima presenza nella letteratura scientifica internazionale grazie agli studi di genetica e neurobiologia guidati e prodotti. Mi permetto di aggiungere che all'alta competenza unisce in un'armoniosa combinazione, gradita combinazione, una disponibilità umana che ci sta dimostrando con questo collegamento. Professore, adesso a lei. Bene, io ringrazio molto gli organizzatori e ringrazio molto per questo invito al quale mi dispiace di non aver potuto prendere parte perché gli impegni in Italia e fuori sono stati molto numerosi. Non so se la qualità dell'audio sia sufficientemente buona. La sentiamo benissimo. Benissimo. Allora, saluto anche Aldina, che ho visto accanto al dottor Lamberti, con la quale abbiamo condiviso tanti eventi formativi. Quello che insieme al dottor Lamberti abbiamo pensato di presentarvi è un excursus che comprende una serie di aspetti. Non conoscendo bene, diciamo così, il background di tutta l'audience, abbiamo pensato che fosse utile coprire sia aspetti di tipo più clinico, più diagnostico, più comportamentale e neuropsicologico, andando poi a toccare anche aspetti un pochino più basici. Allora, come si fa con i bambini che hanno i problemi del linguaggio, frasi brevi e parole chiave? Argomenti che interessino un pochino tutti, dalla clinica alle cause alla terapia. Ho affidato questa presentazione a uno dei miei migliori collaboratori, certo che farà un ottimo lavoro, e mi riprometto nel futuro, se questo evento verrà ripreso, di dare priorità e parteciparci io stesso con grande piacere. Grazie.
certamente femminile.